Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories con le fasi finali, dove appunto guardate la storia come prosegue. Shadi, il nostro primo avversario. Si sono riuniti al torneo, esatto. Quindi stiamo per andare ad incontrare la nostra parte oscura. Eccolo qui. In realtà non è una carta bianca, ma adesso lo vedremo. Esatto. Praticamente adesso, esatto, tutte le carte bianche conterranno gli oggetti del millennio delle persone che sconfiggeremo nelle fasi finali. Quindi Shadi, che ne possiede due, Seto, Pegasus e poi ovviamente il puzzle del millennio che è quello nostro e Bakura. Perché vedete, sono sei carte bianche, gli oggetti del millennio saranno la bilancia e la chiave del millennio, che sono di Shadi. Poi l'occhio di Pegasus, lo scettro di Kiba, la collana di Bakura e il puzzle del millennio, quindi un totale di 6 oggetti. Quindi prima finale contro Shadi. Shadi è molto infame perché possiede delle carte deboli, di per sé sono delle carte deboli che però unendosi formano delle carte eccezionali. Lui una delle carte più forti che può utilizzare è addirittura Ushioni, che ha di attacco 2150, quindi di 50 superiore al mio classico Cerbero, e devo stare molto attento. Per cui ho già un mostro di tipo fuoco che mi va assolutamente bene. Quindi quello che in realtà io vorrei fare è questo tipo di giochetto, eliminare le carte per farle unire e ottenere il drago metallico, sperando che lui non faccia subito quella carta e che mi possa permettere di giocare. Ecco. Pesce sette colori, vabbè, mi ha battuto solo a causa del potenziamento, però va bene, va bene, va bene. Ok, qua possiamo fare una bellissima sabbia mistica.
Benissimo. Fino a quando lui non riesce a creare uscioni, tecnicamente io viaggio su acque sicure. Ma adesso, anche se dovesse fare uscioni, per me non è più un problema. Perché io farò Euripica Cremesi, che ha ben 2300. Quindi siamo decisamente superiore, siamo decisamente superiori alle aspettative. Vedete? Poi possiede delle carte veramente deboli. Però tutte queste carte deboli sono molto facili da unire tra di loro. Quindi non mi stupirei se dovesse fare delle fusion. Ok, battere Shady a primo colpo è tanta roba. Anche perché il problema saranno Pegasus e Seto. Seto Kaiba e Pegasus saranno decisamente forti. Kaiba ha la possibilità di poter giocare addirittura. Ha la possibilità di poter giocare addirittura Drago Bianco e Ki Blu, che è una delle prime carte, tra virgolette, leggendarie che vediamo sul campo da battaglia. E potrebbe darci effettivamente tanti 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 problemi. Serpente d'acqua, che non è un granché come carta. Ovviamente lui non dà carte fortissime. E prendiamo i primi due oggetti. Benissimo. Qua direi che posso solamente salvare e andare avanti per il momento, perché la carta che mi ha dato lui, Shady, non è delle migliori. Per cui andiamo avanti affrontando Bakura. Eccolo, Yami Bakura. Un infame anche lui. Lui possiede carte forti di base. È raro che possa fare delle fusioni, però ha delle carte molto forti, quindi devo stare attento a quello che mi esce e cercare di ottenere le fusioni il prima possibile. Allora, due carte buone già ce le ho. Proviamo a tenere in attacco, vediamo che cosa succede, giusto per vedere cosa pesca. Oh, ottimo. Noi possiamo fare già Euripica Cremesi. E quindi, diciamo, potenzialmente portare già il match a casa. Con Euripica Cremesi si può fare. Ah, ecco perché non mi ha attaccato. Non ricordavo che Bakura avesse l'elfo mistico. Proprio non lo ricordavo proprio. Va bene, poco male. Probabilmente ne ha giocato un altro adesso. Esatto. Perché se mette in difesa è molto probabile abbia delle carte forti in difesa. Cioè lui ha sicuramente carte più alte di 1200 di attacco di base, per cui il fatto che non mi abbia attaccato 1000 occhi la dice lunga. Aia. Qui siamo in una fase di stallo adesso. Perché lui giustamente ha la tartaruga. Devo tirargli un trappolone. Che potrebbe essere questo.
mettendolo in posizione di difesa, devo cercare di spingerlo ad attaccarlo. Fusione anche lui. E ripica Cremesi, dove giustamente mi inizia a far fuori i mostri potenti. No, non me lo dire. Una falsa trappola. Qua devo fare così allora. Devo evitare di farmi distruggere il drago. Il drago di pietra. Va bene, se mi fa fuori 100 occhi. Ecco, qui potrei fare il Cerbero, effettivamente. Però io non lo voglio fare perché è praticamente inutile. Anche se ho una strategia in testa già. No, il cerchio ammaliatore. Infame. Non pensavo avesse il cerchio ammaliatore. Dannato. Intanto facciamo fuori la tartaruga. Qui la situazione adesso è brutta. Perché quell'Euripica Cremesi non so come buttarlo giù. Oh, Nettuno. Buono, eliminiamole entrambe. Nah. Che palle. Va bene. No. Ah, va bene, 2000. Va bene, va bene. No, no, mi stavo un attimo iniziando a preoccupare, ma va bene. Perché io qua comunque faccio il Cerbero. Bene. Vedete, già Bakura mi mette in difficoltà. Ok, un altro Garvas lo posso buttare giù facilmente. Non è un problema. Ah, peccato. Allora, aspettate un attimo perché io vorrei provare una cosa. Oddio, si uniscono. No, non lo sapevo, mi facevano la stessa. Madonna, era ottimo. Cacchio. È la Madonna. E riesce a fondere di tutto. Buono che l'ha messo in posizione d'attacco quello. In difesa l'elfo oscuro. What? Approfittiamone di questa svista.
Vabbè, questo non mi conviene neanche girarlo. Però vedete, già mi ha messo praticamente in difficoltà. Qui ritorniamo sulla cresta dell'onda. E vinciamo anche contro Bakura. Con qualche difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Con qualche difficoltà ce l'abbiamo fatta. Vedete, è molto importante anche conoscere le varie rune. Elfo antico. Non è l'elfo mistico, l'elfo antico qual era? Non me lo ricordo, comunque. Bakura ci ha dato già qualche difficoltà e adesso ci saranno Seto e Pegasus che saranno decisamente ostili. Devo anche sperare di avere un po' di fortuna con le carte che pescano per evitare il peggio. Allora, voglio vedere un attimo questo elfo che mi ha dato. Ma non è malvagio. Beh, 1450 schifo non fa. Sinceramente potrei anche portarmelo al posto di cosa? Piccola chimera, piccolo drago. Il canicabuto che non lo uso praticamente per nessuna fusione. Quindi va benissimo, va benissimo. Non sapevo che la principessa e l'altra carta mi dessero di nuovo quella da 1008. La guerriero volante da 1008, che è ottimo. Ecco, Pegasus. Da lui si possono ottenere delle carte veramente eccezionali. Però per lo più con l'S-Tech Rank. L'S-Tech Rank è difficilissimo da ottenere, perché dobbiamo fare in modo che lui praticamente consumi tutte le carte. Allora, cominciamo subito con un bel drago di pietra piazzato in difesa, che ha 2300, che non è male. Lui ha soltanto una carta che potrebbe mettermi in difficoltà, se non sbaglio drago teschio nero. È l'unica carta che realmente potrebbe darmi problemi. Vedete già di che cosa stiamo parlando? Big Curibox 2300-2000, che potrebbe tranquillamente battere entrambe le mie carte. Fortunatamente l'ha messa in difesa, quindi va bene così. Qui devo necessariamente levare tutte queste carte. Drago Meteora, buono. Io faccio che lo metto in attacco in modo tale che, male che vada, se mette una carta forte, attacca prima quella e le altre carte invece me le tiene salve, me le tiene in vita. E posso magari tentare di giocarmela in difesa. Ok, 1650 non è nulla di particolarmente ostile. Posso tranquillamente gestirlo. Lui, essendo una bestia, dovrebbe darmi un altro Cerbero. Yes. Ok, Pegasus lo abbiamo tolto dai piedi abbastanza facilmente. Fortunatamente, oserei dire anche. Perché già con quel Big Curibox a inizio partita poteva darmi qualche problema. Ah, un altro Griffore, non male. Non male Griffore, carino. E anche l'occhio del millennio è nostro. No, aspettate un attimo, prima
mi metto il griffone nel deck, che non è male, perché mi permette di fare i cerberi, quindi ne approfitto. Erba fuoco no, Yashinogi, sventura vagante, qual è? Sì, levo sventura vagante che non mi fa fare praticamente fusioni, o me le fa fare molto, molto, molto scarse, ecco, quindi non mi serve. Facciamoci l'ultima sfida con Seto, così finalmente completo questa serie del torneo tutto in una volta. Me la levo subito dalle scatole, perché l'altra parte che cominceremo dopo sarà abbastanza lunga. Oddio, non la ricordavo completamente lei. Tra l'altro lei possiede tutti mostri di tipo acqua, quindi devo stare attento a quello che utilizzo. Non dare la runa Marte ai miei mostri, ma bensì dare la runa Plutone. Non me l'ero completamente dimenticata lei. Ma completamente. E qua devo fare così. Devo far scorrere le carte, perché non me ne sono uscite di buone. Mamma mia, che svista. Drago d'acqua, ecco, già 2250. Io non ricordo se il Cerbero con l'altra runa diventava più forte contro l'acqua, a dire la verità. Devo provare. Oddio, oddio, che cagata che ho fatto. Va bene, mi sa che questa... Un altro drago d'acqua, porca miseria. Dovrei riuscire a fare l'Euripica Cremesi così. Mi sa che ci siamo salvati. Mercurio, ecco. Esatto, così non subiamo il malus. Mamma mia. Ah no, 1009. Porca miseria, l'ho letto male. Fanculo. Avevo letto 1006. È perché i numeri piccolini delle volte si confondono. No, cerchio ammaliatore. Madonna, addirittura un altro drago d'acqua. Cioè, tutti e tre li ha pescati. Allora, proviamo a... Anche se credo che Plutone non sia in vantaggio con Nettuno. Oh, invece sì! Ottimo! Mamma mia, ottimo, ottimo. Vedete, le rune qua sono fondamentali, perché ti possono salvare da situazioni del genere. Va bene, mettiamo sole alla fine. Bella. Strega oscura si chiamava, ecco come... Non mi veniva il nome.
Il serpente marino. Questa è una delle carte più forti che ha, oltre al drago, ovviamente, di prima. Il Cerbero con Plutone qua, tanta roba. Mi ha letteralmente salvato. Bene, ce l'abbiamo fatta. Oh, il soldato Minomushi. 1300-1200, non male, non male. Tra l'altro è anche pietra, quindi... E sia pietra che guerriero, quindi non è malvagia come cosa. E adesso dovrebbe esserci infine Seto Kaiba. Sì, perché siamo in finale. Ok, quindi andiamo veloci, velocissimi anzi. Sfidiamo anche Kaiba, così tutto il torneo lo levo in due puntate, che è la cosa che mi interessa di più. Ora bisogna stare attenti, perché Kaiba è infame, molto infame. Il guerriero Minomushi però lo voglio nel deck. Ecco, al posto di duo stelo lungo che non mi dà nessun aiuto strategico come, diciamo, come mostro sul campo. Meglio avere un qualcuno di più forte, anche se in realtà qui bisogna avere tanta fortuna. Allora, il fatto che già ci sia buco nero mi piace. Perché qualora mi dovesse giocare il drago bianco e chi blu adesso a prima mano, io devo utilizzare il buco nero. Instant. Ok, perfetto. Chissà se si uniscono anche loro. Sì, che si uniscono. Metto sole. Ah. Devo creare la trappola. Aia. No, sabbia mistica. Tra l'altro si potenzia. Dannata. Che runa ha lei? Mercurio. Allora, qui ho praticamente tre carte fuoco che potrebbero essermi utile, ma... Per il momento faccio così. Se non dovessi trovare nulla di buono dopo, farò buco nero. Mercurio aumentano contro sole. Questo mi sembra palese. Devo trovare assolutamente... Ecco, non questo. Non è assolutamente ciò che mi serve. Sono stato costretto, sperando che ovviamente non giochi quella carta. Ecco. Ok, 1750. Ho avuto un attimo di paura perché... Lui è luce, questa è luna, Plutone. Purtroppo... Non mi stanno uscendo le carte buone. Speriamo di non dover rifare il tutto perché sarebbe un poco... stressante. Ok, sta giocando comunque carte abbastanza deboli. Sono soltanto io sfigato che non sto trovando quelle giuste. E dai però.
lo metto in difesa, almeno mi paro. Perché quello a 1750, questo 1900. Vabbè. Niente, abbiamo perso, mi sa. 1700, no, forse no. Sì, abbiamo perso. Ah no, ancora possiamo vivere, attenzione. Attenzione. Il comeback. Mercurio si potenziava con luce o si indeboliva? Ok, si potenziava. Perfetto. Allora, cominciamo. Speriamo che lui non utilizzi. No, abbiamo perso. Tu quanto hai? 1800. Niente, abbiamo perso. Abbiamo perso. Questo perché? Perché ha utilizzato l'incantesimo ombra. L'incantesimo ombra lo può utilizzare soltanto se ha dei mostri sul terreno. E io che gliene ho lasciati tre, ovviamente, me l'ha messo in chiappetta. Sì, ok. Bravo. Primo game over del nostro gameplay, ovviamente, causato giustamente da una sfiga tremenda con l'RNG, che se avessi potuto manipolare a mio piacimento la situazione sarebbe stata decisamente diversa. Però va bene, rifacciamola. Ormai questa puntata, anche se viene un po' più lunga, non è un problema, non è assolutamente un problema. L'importante è completare Kaiba anche in questa sessione. Ci sarei riuscito se non avessi utilizzato il maledettissimo incantesimo ombra. Ok, proviamo a cambiare un attimo la situazione. Ok, non male. Questo però non so se me lo dà come fuoco. Credo di no. Quindi facciamo così. Preferisco Marte. Non vorrei. No, non me lo dire. Ok. Va bene. Cominciamo a prendere il vantaggio. Quando seleziono le carte così mi fa un po' paura. Perfetto, mi va benissimo. Ok, tengo sempre una trappola. Io le carte più deboli che metto di fianco le chiamo trappole, perché qualora mettesse una carta potente, lui
attaccherà sempre per prima quella più debole, e quindi mi darebbe un po' di vantaggio. Ma sì, mettiamo Plutone, tanto alla fine. Ottimo. Male che vada, ho anche la scappatoia a buco nero, qualora dovesse succedere qualcosa di irreparabile. Anche se ormai comunque dovrebbe essere. Dovrebbe essere chiusa la partita. Almeno credo. Sì, ok, partita chiusa. Come potete vedere, Seto Kaiba si può tranquillamente battere. Se avete giustamente anche un po' un pizzico di fortuna dalla vostra, perché non ha carte così eccezionali, quindi. Oh, Yamato Rotolo! Ottimo! Questo è un tipo drago. Yamato Rotolo è buono, perché è un tipo drago e lo metto immediatamente nel deck. E abbiamo preso adesso tutti gli oggetti del millennio. Quindi possiamo liberare il nostro principe e ritornare nella fase dell'Egitto, che tra l'altro è anche la fase finale del gioco, che però vi posso assicurare dura un bel po'. Per cui avremo modo di avere molte più puntate. Sicuramente le devo dividere perché ci saranno tante cose da fare. Devi ringraziare quel ragazzo. Perfetto. Esatto. Adesso devo, come detto dal nostro Simon Muran, recuperare gli oggetti del millennio dai vari templi che Eishin ha predisposto nell'antico Egitto. Sembrano le rovine di un tempio, qui non c'è nessuno. E usciamo. La prima cosa da fare è ovviamente andare nella città. Entrare nel palazzo del faraone. Perché qui vi è presente una guardia. Eccola qui. Dobbiamo cercare di batterlo. Adesso dobbiamo stare attenti qui perché la situazione è abbastanza interessante. Allora, mettiamo di nuovo il soldato Minomushi nel deck al posto di duo stelo lungo. Levo anche la chiocciola e metto Yamato Rotolo e il guerriero Minomushi, che sono decisamente più utili dal punto di vista di costruzione del deck. Eliminiamo quest'ultima guardia. Lo so che la puntata viene un po' lunga, ma la voglio fare perché in quella di dopo ci saranno delle belle cosucce da fare. Allora, qui la situazione non mi piace. Allora, lui non possiede delle carte eccezionali. Però devo stare attento perché è abbastanza infame. Vedete? Ha delle carte che comunque sì, rappresentano il livello del gioco al momento, quindi difficoltà intermedia, però si possono tranquillamente battere, non è tutta questa difficoltà. Basta mettere Plutone su Cerbero e abbiamo la strada spianata. Benissimo. Il match
lo abbiamo, non dico in pugno, ma quasi. Dal prossimo turno, dipende che carta mette, siamo a posto. Ok, siamo a posto. Non riusciamo a vincere questo turno, però il prossimo dovremmo farcela. Perché se due erano pochi, noi gliene diamo un terzo. Cerbero fiamma. Benissimo. Spettro arguto, che non mi ricordo che carta sia. Comunque l'importante era eliminare questa guardia. È stato tutto distrutto, ma un attimo, rientriamo. Non vorrei che ci sia di nuovo. No, e allora ci devo tornare dopo. Ok, benissimo. Allora, andiamo nell'antico negozio. E non c'è nessuno. Per cui, ritorniamo nell'antica terra del duello. E qui non c'è nessuno. Però veniamo fermati. Esatto. Da quando sei scomparso? Perfetto. E ci portano nella nuova area dei duelli. Cosa che però noi andremo ad esplorare nella prossima puntata. Perché per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata, che è stata un po' più lunga, me ne rendo conto, ma a causa di quel Kaiba che mi ha dato, di quel Kaiba, non Kaiba, scusate, di quel Kaiba che mi ha dato problemi. Però finalmente ce l'abbiamo fatta. Usano qualche strana magia, esatto. Allora, qui possiamo decidere di duellare o con Jon o con Teana oppure rifiutarci. Siccome io voglio duellare con loro, stacco la puntata qui e dalla prossima ripartiremo esattamente da questo punto. Quindi, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.